Mancano ancora 50 giorni al voto. Dobbiamo far sì che il centrodestra prenda più del 40% e renda il paese governabile. Perché anche se Berlusconi ieri sera ha detto un ipotetico governo tecnico, un'alleanza col PD, non è detto che Forza Italia e il PD poi No, abbiano in non l'ha ogni detto, caso è la che scusa, non l'ha maggioranza. detto, è È comunque. uscito su tutti i giornali l'articolo stamattina, la Perché lui ha dichiarazione di detto Berlusconi. un governo con chi ci sta, Però dai, i che scusa. calcoli io li ho fatti, non è comunque detto che bastino i voti. Quindi, ed è per questo che Silvio Berlusconi è in campo, sta andando in tutte le televisioni, trasmissioni, in tutti con l'alleanza del centrodestra, perché dobbiamo farcela, perché se vogliamo ridare dignità a questo paese, deve esserci un governo chiaro da subito, che i cittadini possano votare dall'inizio. Sono d'accordo anch'io che è un gravissimo rischio. Io vorrei poter votare dall'inizio chi mi governerà, non che poi voto un partito che poi non so con chi fa l'alleanza e non so che cosa mi possa aspettare. Uno si aspettava che Roberto Maroni facesse un passo indietro, anche perché fino a Natale tutti abbiamo continuato a fare le riunioni con Maroni, sembrava tutti d'accordo, anche perché Forza Italia, è inutile nasconderlo, molti ambivano ad avere la candidatura come presidente della regione e si è fatto un passo indietro proprio riconoscendo il buon lavoro di Maroni e di questa alleanza che perlomeno in Lombardia regge bene e lavora bene. Ed è sotto gli occhi di tutti quanto Forza Italia e la Lega in Regione Lombardia abbiano lavorato. Vabbè, rispetto ad altri, non ci sono grossi, grossi problemi come l'ultima litigata che hanno fatto ieri Maroni e Salvini. Salvini non è il mio preferito, non l'ho mai nascosto. Preferisco dei leghisti più come Maroni o come Fontana. Ed è per questo che sono veramente contenta di questa scelta. Di un uomo moderato e con un'esperienza da sindaco, di presidente dell'ANCI, quindi sa cosa vuol dire anche amministrare un comune, ha la percezione anche della realtà proprio, di cosa vuol dire dal tombino fino ad ampie cose. Sicuramente però adesso bisogna un po', basta, hanno scelto, meno male in un giorno solo, in 24 ore all'incirca, ora però lavoriamo, andiamo avanti. Mi dispiace signora, io ho capito benissimo il ragionamento e la sua arrabbiatura, però purtroppo c'è ancora tante persone sotto la soglia minima di sopravvivenza con delle pensioni davvero indegne per un paese di essere chiamato civile. Berlusconi l'aveva già fatto nel governo, se non sbaglio, del 2008 di alzare le pensioni minime a 1 milione. Adesso stiamo riparlando ancora della stessa cosa. In verità io da cittadina mi aspettavo che questo governo che c'era adesso doveva trattare l'argomento e non doveva riscendere in campo Silvio Berlusconi a 81 anni a parlare ancora dell'innalzamento delle pensioni minime. Quindi mi dispiace per No, gli no, le altri, però minime mi questo governo serve, le alzate, eh? Le però serve alzate. ancora arrivare No. fino a un tot perché a 500 euro i conti li abbiamo fatti tante volte assieme con degli affitti, anche se paghi poco e abiti magari in un alloggio ALER. Non puoi vivere comunque. Nel senso che il presidente Berlusconi ha detto molte volte, aveva fatto anche la proposta se volevamo tornare solo l'Italia anche alla lira e mantenere però la moneta quando usciamo la moneta unica dell'euro. E non si può dire, anche perché ad esempio anche la Lega ha fatto un passo indietro, prima dicevo usciamo dall'euro, ritorniamo alla lira, adesso ha fatto un passo indietro perché crollerebbe l'intero sistema economico del nostro paese se facessimo scelte di questo tipo. Quindi adesso io direi, se il mio parere conta qualche cosa, rimaniamo nell'euro, troviamo delle soluzioni che siano credibili sia per Regione Lombardia, per lo Stato, con delle coperture economiche che ci portino a qualcosa. Però io vorrei solamente dire al Signore che non sono solamente promesse, sono anche delle idee da mettere in campo. Spesso in questa politica mancano le idee su che cosa uno vuole fare di diverso, quali sono davvero le esigenze del paese. Quindi ben venga se qualcuno esce con un'idea. Poi vediamo se è fattibile, se non è fattibile, però adesso qui si parla solamente di criticare gli altri, ma non c'è un contenuto. I ticket stiamo cercando di abbassarli. Ricordo che il presidente Maroni ha fatto un referendum sull'autonomia della Lombardia per portare e trattenere più risorse qui, anche per sollevare dalle spese i lombardi. Quindi non è che proprio non stiamo facendo niente. Prima sono stata tranquilla, però adesso ricordiamo alcune azioni che ha fatto il presidente Maroni, tra cui questo, se ci dessero parte delle tasse che mandiamo a Roma, riusciremmo un po' a sistemare molte cose. Il riscaldamento che è spento nel condominio in via Cogne 4 dal 26 di dicembre, 10 giorni al freddo. Sindaco, sistemalo!